questo posto è fichissimo. Ragazzi, buongiorno e ben ritrovati. Siamo a Ho Chi Minh, conosciuta anche come Saigon. Ma la cosa importante è che stiamo andando a fare colazione vietnamita. Quindi cappuccio e brioche. Vietnamiti. Prima tappa, questo posticino qua, che è imballato di vietnamiti, che stanno facendo colazione con una cosa buonissima che voglio anch'io. Questo 56. Qua costa 57, ragazzi. Della carne macinata, ci aggiungono un paio di uova, un po' di condimenti vari vietnamiti. Spero di aver ordinato quel piatto perché nel menù ce ne sono tanti e si fa sempre un casino di fatica. Tè freddo e iced coffee. Come al solito il problema è capire non tanto come si mangia ma come si condisce. Adesso quello che farò io è sbirciare il tavolo degli altri e buttare un po' dentro a caso tutti gli ingredienti che ci mettono loro. Un po' di salsa di soia. Vediamo se gli altri mi guardano male mentre lo faccio. Pezzettino di patè e lo spalmiamo dentro. Pezzettino di carne. Questo, ragazzi, è la colazione di nonna vietnamita, con un po' di ovetto. Oh, ti stai prendendo il rosso, che è la parte più buona. Beh, un pezzettino di rosso. Un po' di lime, un po' di verdurine, pomodorino. Queste qua sono finocchio, cipolle, boh, non si sa. Lattughina e sei in pole position. Molto saporito. Ci sono tutti i sapori asiatici. Vi cade l'uovo sul tavolo, lo raccogliete con le mani e lo mangiate. Molto molto bello. E anche super morbido il pane. Un po' di patè. Ah, il gusto del patè al mattino. È un po' come il napalm. Un po' di ovetto, ok. Un po' di verdura. Pomodoro, vai. Come mangiare un croissant a Parigi. È super buono. Mi è appena venuta un'idea fantastica. Il cuzzetiello napoletano. Mo' lo riempiamo di cose vietnamite. Nel cuzzetiello ci mettete l'ovetto, il patetto, la carnetta, bistecchina. Raccogliamo tutto quello yu. Bravo. Pomodorino, cipolle a nastro, un po' di salsina, insalatina. Il lime è fondamentale, raga. E poi godete. Già hanno avanzato un pezzo di pane, ci aggiungo un po' di piccante ed esportiamo la scarpetta anche in Vietnam. Abbiamo pagato 78.000 dong, compresi anche il tè e il caffè. Ragazzi, stra consigliato per una buona colazione salata vietnamita, questo è il posto. Avete visto, è imballato di vietnamiti, non c'è neanche un turista, non vi potete sbagliare. Momento mercato. Sembreremo mica dei turisti qua dentro. Mi hanno già bloccato in 17 chiedendomi se voglio comprare qualcosa. Dopo l'area dei vestiti, l'area del cibo, che è quella che ci interessa di più. Ah, questo vende le paste. Andiamo alla pasta. Questo è cocco, questo è durian. Questo vende le paste nelle buste. La tradizione del caffè in Vietnam è molto sentita e bevete un buon caffè ovunque. Super buono, anche nei baracchini. Questi sono dei fiori, tu li metti dentro la teiera e si aprono, sono bellissimi. Questo è il riso soffiato che vi ho già fatto vedere in un ristorante, solo che sopra c'è il pork. Carino, è un mercatino di frutta, verdura, cose varie, frutta secca, caffette. Chiaramente poi vendono un po' tutti le stesse cose, nel senso che dopo hai visto un paio di bancarelle tutte le altre si assomigliano. Però non è male. Ah, ecco, qua c'è la zona dove si mangia. Carbonara pasta, ragazzi. Veramente? No, non lo so se è carbonara pasta, però è arancione. No, perché se è carbonara la prendo. No. Seggiolini tattici. Guarda che belle le foto in 4K di quello che fanno da mangiare qua. Beh, ah, ok. No, mi vuol messo qui. E ci metti un po' di ghiaccio. Con le mani. Thank you. Questa è caccarella espressa in bicchiere. Secondo me sono molto buoni entrambi. No, non sto dicendo che sono cattivi, sto dicendo che magari le condizioni igieniche non sono, sì, non rispettano l'HCCCP. Caffè vietnamita con latte condensato e passion fruit. Ecco, diciamo che dato il quantitativo di frutta che hanno a disposizione qua, coi succhi se la cavano. Qui dentro è tipo una serra e stiamo facendo una sauna senza senso. Allora, devo dire, quello che ha preso Franci al caffè
molto molto buono. Non so bene per quale ragione in Vietnam il latte non lo vedrete mai. No. Loro utilizzano solo il latte condensato mixato con altre cose per fare poi il cocktail finale. Il mio al passion fruit è altrettanto buono. Il passion fruit è un gusto che di solito in Italia non chiedo mai, perché penso sempre che ci siano dentro chimicate, robe strane, perché non è un frutto di casa nostra. Qua invece è proprio ciò che dovete ordinare, perché è a chilometro zerissimo. Matcha, ok. Coffee, matcha. Sì, il gusto scogli, raga. Comunque devo dire che sono bravi a fare queste cose qua, eh. Adesso ci hanno fatto assaggiare questa marca qua. Era buono sia il matcha che il caffè. Sarei pure curioso di chiedergli se mi fa provare il durian e il banana, però mi sembra poi approfittarmene, visto che poi alla fine non li compriamo. Banana cappuccino. Ma il banana cappuccino, mica lo proverei di brutto. Oh, raga, è buono tutto qua, eh. Questo cibo al mercato mi ha aperto lo stomaco, mi ha fatto venire voglia di un bel banh mi. Ce ne sono qua un paio che conosco perché frequento spesso, adesso vi porto e ve li faccio provare. Siamo arrivati in nuova tappa da Banh Mi Win Hoa. C'è un sacco di coda e se c'è un sacco di coda, come sempre, un motivo ci dovrà pure essere. Ragazzi, cestoni di pane giganti. One. Panozzone vietnamita, che finora ne avevamo presi ma non erano seri quanto questo. Visto che ci hanno dato la verdura per renderlo più salutare, io ci infilerei dentro la verdura. Adesso cerchiamo di non farlo cadere per terra. Vorrei mica dirmi che sei scomoda seduta vicino ai motorini. Vai a pioggia, a pioggia. Cipolle, credo. Cipollina cruda. Questo ce lo mettiamo. Ma c'è del formaggio? Sono delle salsine. Sembra buono. Il pane, raga, è veramente, veramente super morbido. Sembra di averlo preso in una boulangerie francese. Questi che vedete penzolare non sono noodles. Non è neanche cipolla. Sono pickles. Cetriolini sott'aceto. Super interessanti. Taglie de morso. Nel frattempo la coda è raddoppiata. Raga, è veramente buono, sì, lo so, è un banale panino, non è che vi stiamo raccontando chissà che cosa, però è davvero notevole. Ci sono questi vari livelli di salumi, vedete? Sono salumi di casa loro, cioè nel senso non li ho mai visti. Sono quattro piani, ognuno di un colore diverso di fatto, che contribuiscono a rendere grasso il panino. Per me è troppo grasso. Deve essere grasso. Il panino costa 59.000 dong. Non vi aspettate il panino di ortigia, per darvi l'idea, cioè siamo in Vietnam, è un buon panino, può valere la pena venire fin qua. Allora, ci siamo fermati 5 minuti per un drink veloce dalla sciura qua che li prepara, prima di andare a vedere il museo della guerra che sta qui di fronte a noi. La signora mi sta facendo il succo. Thank you, sit down. Io invece mi faccio preparare un tè alla pesca con il lemongrass. Sperando non ci metta una sbrangata di zucchero. Fettina d'arancia. La signora c'ha anche della marmellata sulle mani. Pesche sciroppate. Sto già volando, ragazzi. Raga, io non smetterò mai di dirvelo fino alla fine di questa vacanza, a costo di risultare più noioso di quanto già io non sia. Le cose prese per strada sono le più buone by far. Questo succo che mi ha fatto la signora, che è composto di arancia, pesca, lemongrass, non c'è zucchero, solo un po' di ghiaccio, è una bomba atomica. Mentre Franci ha preso un succo al cocco con pezzettoni di cocco dentro, che la signora, adesso mandiamo il contributo dalla regia, ha accuratamente prelevato. Molto buono anche il tuo. Ma il mio mi straesalta, ragazzi. Più il posto vi sembra lurido e che non ci mettereste mai piede, più molto probabilmente fanno delle cose buone, genuine. Genuine. Magari poi finite sul cesso. Vabbè, ma questo sarà un problema che affronterete più tardi. Qui vi presentiamo lo sponsor di questo video, che è Imodium. Imodium. Non c'è il link in descrizione per Imodium. I primi 20 di voi che si apprestano all'acquisto,
No, gratis. Stiamo per entrare nel Museo della Guerra, uno dei più famosi del Vietnam. Alle nostre spalle mezzi piuttosto cazzuti, e anche dall'altro lato. Perché volevamo anche andare, raga, a visitare i tunnel della Seconda Guerra Mondiale, quelli dei Viet Cong, che stanno molto fuori dalla città. Però abbiamo visto che ci sembra un pochino una turista, cioè sicuramente sarà strapieno di turisti e l'avranno trasformato in Gardaland, per cui non so se abbiamo tanta voglia di andare. Cominciamo a vedere questo museo. Fanno parecchia paura, sono parecchio grossi visti da vicino. Lui, ragazzi, è un lanciafiamme e veniva alla bisogna paracadutato dall'alto. Tutti questi punti che vedete sulla mappa sono le aree di prigionia disseminate un po' in tutto il Vietnam. Questo museo racconta la storia della guerra in Vietnam, ovviamente dal punto di vista dei vietnamiti. Noi da piccoli abbiamo visto solo film americani che raccontavano quanto erano fighi gli americani e cattivi i Viet Cong. La sintesi è in questo poster: la guerra fa schifo da qualsiasi punto di vista lo guardi. Fine del giretto. È molto bello il museo, merita. Se venite a Ho Chi Minh fatelo un salto, anche perché costa relativamente poco, 40.000 dong, che sono meno di 2 euro. Ci mettete più o meno un'oretta, dipende poi dalla vostra voglia di leggervi tutto quello che c'è scritto, potete anche mettercene due. Come al solito, come era già successo al museo di Hiroshima, vi dà un punto di vista più completo e corretto di quella che è una guerra. La maggior parte delle cose non ve le ho inquadrate, ma non tanto per non spoilerarvele, ma perché erano veramente pesanti e non mi sembrava il caso di metterle su YouTube. Venite qua e guardatevelo, perché secondo me ci sta. La prossima volta che mi guarderò un film o giocherò un videogioco, magari lo farò in maniera un pochino più consapevole. Detto questo, ripartiamo con l'allegria e andiamo a vedere un posto suggerito da Franci. Venite con noi! Raga, ma l'esperienza cinema? Ma Ho Chi Minh non la facciamo. Siamo entrati in una sala cinema, però non c'è nessun film americano. L'unico che c'è è quello di Brad Pitt, che però secondo me è una tavanata totale, quindi... Ah, invece gli altri film che vedevamo, che abbiamo visto, beh, in passato, erano... Beh, avevi visto Mission Impossible, che Mission Impossible è minchia. È un posticino dove vendono libri vietnamiti, tipo la versione in vietnamita di uno dei tanti libri di Anthony Bourdain, che suggerirà dove andare a mangiare qui a Saigon. Una vending machine di libri. Cruciverba in vietnamita. Per l'aereo di ritorno. Per l'aereo di ritorno. Le persone vengono qua a fare i lavoretti, esprimere la loro creatività. Ti fai dare i colori. Nel frattempo si è fatta sera. Con la sera arriva l'ora della cena. Abbiamo scelto per voi un posticino dove andremo a provare il piatto nazionale vietnamita. E abbiamo preso ispirazione dalla serie Street Food di Netflix. Cerca un posto dove sederti. Qua preparano il pho in scala industriale per un sacco di gente. Ho fatto un po' di riprese lì alle sciure che stanno preparando i pho. Fortunatamente c'è un bel clima, nel senso che invece di essere nervose perché sto filmando, sono tutte felici, mi salutano, secondo me perché sanno di aver fatto parte della puntata di Netflix e quindi si aspettano che siamo youtuber o qualcosa di simile. Purtroppo per loro non siamo importanti come Netflix, però. Nel frattempo sono arrivati i due pho. A sto giro ne abbiamo preso uno a testa. Questo, ragazzi, possiamo identificarlo secondo me come il piatto nazionale, o comunque uno dei piatti più importanti del Vietnam. Si tratta di una zuppa di noodles condita in questo caso con pollo. Il brodo è un brodo che ha una lunga preparazione. Ci può essere pollo oppure ci può essere anche carne di manzo, verdure varie, cipollotto. E aggiungerei che la figata di questo posto è che potete parcheggiare il vostro motorino di fianco al vostro tavolo. Andiamo subito di brodo. Il brodo ha una bella profondità, è un brodo di pollo, direi quasi dolce, molto piacevole. Tra l'altro il pollo qua è un po' messo tutto dentro. Sì, non è che si lavora molto di fino, pollo tranciato a pezzi e buttato dentro. Andiamo di noodles. Anche i noodles sono molto saporiti, assaggiamo anche un pezzo di pollo.
Ci sono come al solito anche i cipollotti fritti, lo scalogno fritto. Però ragazzi, a mio gusto, il buncia provato da noi per me resta imbattibile. Bisogna però un po' condirlo. Facci piano. Un po' di peperoncino ci vuole, un po' di germogli di soia, erbe, piante varie, un po' di lime. Oh. È buonissimo. Mi fa impazzire che non ci sono tovaglioli di carta. Cioè, come fanno a pulirsi se si sbrodola? È inutile dire che anche qua siamo gli unici due turisti. Quindi ci è piaciuto. Abbiamo speso 120.000 dong per i due po. 130. Per me il piatto era buono. Non rientra tra i miei piatti preferiti del Vietnam. Il brodo era veramente squisito. Il pollo poteva essere tagliato un po' meglio, ma d'altronde gli standard dell'Asia sono questi. Non è che posso pretendere l'alta cucina. E però in generale contento di aver provato questo piatto. Venire in Vietnam e non provare questo piatto è come venire in Italia e non provare la pizza. Esatto. Abbiamo ancora uno spazietto. Chiamiamo un Grab e vi portiamo in un altro posto. Abbiamo cambiato idea e prendiamo un bus. Non è brutta l'inquadratura, è la scena in sé, guarda, che non è un granché. Io una fotografia così neanche da... Duccio sarebbe orgoglioso di me. Purtroppo il posto è chiuso perché è tardi. Diciamo che comunque di ciccia in questo video dovrebbe essercene abbastanza. E quindi vi diamo appuntamento al prossimo video. Buonanotte. Buonanotte. Premio di consolazione il melona. Fantastico melona alla banana, fantastico melona al melone. Pure in cut price, ragazzi, scontati. Sì, ci consoliamo con il gelato. Buon melona a tutti. Ciao.